Bastano due pareggi a Latte Dolce per passare al primo turno di Coppa Italia a promozione. Alla Basante il risultato fatale, a conti fatti, il gol subito in chiusura del primo tempo dal Sassarese Pedoni 7 giorni fa. Avvio tutto di marca biancoceleste con Coco che taglia il campo da sinistra per Monti, Fulgioso non ci arriva e l'ex laterale della Palma da ultima posizione calcio a fuori. Ancora la dolce protagonista con Saba che sfonda sulla sinistra, salve al centro di Lizos che chiama il tiro a Monti, palla alta. La Basante prova a colpire su calcio da fermo e qui è Mele in avvitamento ad anticipare tutti ma non trova la porta. Ancora Monti, protagonista del quarto d'ora, si inserisce molto bene sulla verticalizzazione di Carta, ma il suo pallonetto sbatte sul montante esterno e termina fuori. Le occasioni più pericolose le creano sempre i padroni di casa, prima con Ruggiu, bravo a sfuggire alle marcature di Bascio e Palimode, ma Pani non si fa sorprendere. Poi è Carta che dai 25 metri sbatte ancora contro la saracinesca abbassata dal giovane portiere rossonero. A inizio ripresa l'episodio che poteva decidere la gara, fallaccio di Fulghese sul Faeda per il signor Paolino di Alghero e rosso diretto. In 10 contro 11 la squadra di Contini non demorde e ci prova con Palimode su calcio piazzato, palla a 2 cm dall'incrocio. Allo stesso tempo si aprono però invitanti praterie per il Latte Dolce e qui funziona ancora bene l'asse Cartamonti con l'esterno che arriva sul fondo. Da un'occhiata al centro serve De Lizos che ha il tempo di stoppare la palla ma non di chiudere l'azione che poteva portare in vantaggio il Latte Dolce. Contini non è soddisfatto di questa situazione, non lo manda certo a dire, mentre Scotto toglie Carta e mette dentro Secchi che prova a ripagarlo subito con questo destro di controbalzo alto di pochissimo. A 2 minuti dalla fine però la Basante sfiora il gol vittoria con Maniglio che anticipa tutti ma deve fare i conti con un super Magliona che chiude in angolo, reattività, lettura dell'azione, classe, una parata che vale un gol e merita il rallenti. E a tempo ormai scaduto ci prova anche il nuovo entrato Pischeda ma è ancora una volta determinante il giovane Pani. Finisce qui, la Latte Dolce passa al secondo turno, giocherà contro il Bor.